Giovanni Crisostomo, rispondendo alla domanda se Adamo lavorasse in paradiso, visto che dopo il peccato originale gli viene detto che lavorerà con il sudore della fronte, risponde: l'uomo fu creato a immagine di Dio. Dio che lo ha creato è il primo operaio che produsse il mondo e la sua bellezza in sei giorni. La sua opera continua nella storia come testimonia Gesù. Il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Giovanni 5, verso 17. Nell'impero romano lavoravano solo gli schiavi. Questo non è normale. Se Dio ti ha dato due mani, gli schiavi provengono dalla malizia umana, diceva Crisostomo. La creazione è l'inizio di un'opera colossale che continua nella storia. Dio l'ha cominciata, noi siamo chiamati a portarla a termine come dei collaboratori. Il fine sarà divino-umano.